Ma che effetto gli ha fatto rimettere in fila queste canzoni, sceglierle, visto che poi sono accompagnate da dei brevi memoir, se c'è qualche episodio che non ricordava, più divertente di altri, a cui è più legato? How did it feel to pick these songs? Because we read the liner The notes. liner notes? Maybe there was some stories behind the songs that you didn't remember, you know? No, they were just stories at random. Because I feel in the modern world, songs, when you stream them, are attached to no context. You consume them like coffee. When you drink coffee, you don't ask where it's from, who made it. A song isn't that way. A song is a living organism, and it needs a context. So I just gave a little story about where it was written, why it was written, what house I was in, what was going on in the world. Just one detail is enough to give the story some a garden to grow in. Is that a good analogy? Buona fortuna. Ci sono delle storie, Sì, traduco, sì, ti sì. dico, Dai. sono delle storie un po' a caso, se vogliamo, random, perché secondo me con lo streaming oggi si è perso un po' il contesto della canzone. La canzone diventa come un caffè, una commodity che tu te la bevi e non ti poni delle domande. Invece la canzone è un organismo vivente e quindi queste piccole storie raccontano dove sono nate le canzoni, perché sono nate, in quali case sono state scritte, che cosa stava succedendo nel mondo all'epoca in cui sono state scritte. E a volte basta un solo dettaglio per creare un giardino in cui le canzoni possono crescere. Bravo.